tutti ben consapevoli di quali siano i suggerimenti da seguire per la tutela della salute di tutti: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, igienizzare le mani e le superfici, e nell'ultimo anno è stata data anche la possibilità di accedere alle vaccinazioni. Nonostante sia passato tutto questo tempo e ci impegniamo quotidianamente per cercare di applicare correttamente queste raccomandazioni, tutto sembra ancora molto diverso da ciò a cui eravamo abituati prima, e spesso è difficile riuscire a trovare il giusto equilibrio tra quella che è la sottovalutazione del rischio e il panico. Quando parliamo di sottovalutazione del rischio, intendiamo quel meccanismo che ci porta a percepire il pericolo come molto lontano da noi, e questo ci impedisce a volte di mettere in atto quei comportamenti di protezione utili appunto a difenderci. Il panico, dall'altra parte, invece, ci fa sentire sempre in balia di un nemico invisibile che potrebbe attaccarci in qualsiasi momento, contribuendo a volte anche allo sviluppo di sintomi di ansia e anche al ritiro sociale. L'ideale sarebbe riuscire a trovare una giusta dose di preoccupazione e allerta che ci permettano di avere la lucidità necessaria a scegliere gli strumenti di protezione migliori e più efficaci per noi e per la comunità. Perché poi questa allerta e questa preoccupazione, se presente in modo eccessivo o se completamente assenti, rischiano appunto di diventare controproducenti. Le difficoltà emotive legate a questa pandemia, insomma, che ci fanno sperare che possa terminare il prima possibile, sono non sempre così evidenti e riconoscibili, o meglio, possiamo incontrare facilmente situazioni di ritiro sociale, di sintomatologia d'ansia, ma a volte possono esserci dei segnali anche più nascosti che possiamo riscontrare nella nostra quotidianità, per esempio avere un'alimentazione sregolata, la difficoltà a riempire quello che è il tempo di vita, la difficoltà a investire e mantenere le relazioni sociali, a volte arrivando anche appunto all'autoisolamento, e la difficoltà nel mantenere le routine di tutti i giorni. A fare un po' più fatica ad esprimere quello che provano e che sentono, molto spesso faticano proprio a riconoscerlo in quanto bambini. Quindi tra i principali segni, ecco, di difficoltà dei bambini che possono vivere in questo periodo, troviamo ovviamente le regressioni, quindi la perdita di un'abilità che era già stata acquisita, così come un aumento dell'irritabilità, l'alterazione del tono dell'umore e l'aumento di quelli che chiamiamo capricci, che è un termine che non mi piace molto utilizzare, ma che nasconde un comportamento di richiesta, di vicinanza, di aiuto verso l'adulto di riferimento in un momento in cui ci si sente particolarmente vulnerabili o in difficoltà. Oltre a questo, ovviamente, disturbi relativi, insomma, all'area del sonno o difficoltà nell'alimentazione. È importante quindi che prestiamo attenzione a queste richieste, che sono richieste di aiuto, anche se non così chiare e immediate, e ci dicono che la persona che sta vivendo questa situazione ha bisogno di ricevere appunto un aiuto da chi è vicino a lui. Ne approfitto anche per ricordare che sul territorio, presso gli istituti, insomma, del territorio, gli istituti scolastici, quindi la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, sono attivi dei servizi che garantiscono ai bambini e alle loro famiglie un sostegno, un supporto proprio in questo periodo di pandemia così difficile, e eventualmente la possibilità di essere accompagnati e orientati verso servizi più specifici, appunto, presenti.